Ok, ciao a tutti ragazzi e benvenuti per questa nuova gameplay qui col vostro Vale 93 Bar. Come potete vedere sono nel mondo di Minecraft. C'è una distesa di ghiaccio immensa. E vi chiederete come mai non ho mai fatto dei video su Minecraft. Beh, la risposta è semplice, perché sul mio vecchio PC non andava, nonostante vedete che la grafica è abbastanza pixelosa, schifosa se vogliamo. Ops, vi ho fatto vedere qualcosa che non dovevate vedere per adesso. Questa è una mucca. Il bello di Minecraft è anche squartare le mucche. Vieni qua, mucca, dammi la tua pelle. Sì. Stavo dicendo. Come potete vedere, la grafica non è il massimo, è un mondo fatto di cubetti che si possono spostare e mettere a piacimento, vedete? È notte. E quella è la mia casetta, la mia umile dimora che mi sono fatto nel giro di un paio di giorni. Aia. Ah, giusto per, perché mi avevano detto in tantissime persone, Vale, perché non fai dei gameplay su Minecraft? Vabbè, forse ci penserò, tempo perso, ma niente di che. Questa l'ho vista su YouTube, tipo, e mi piaceva perché qua c'è la neve, come potete vedere, quando nevica si deposita tutta qui. Che cazzo ci fate voi qui dentro, eh? Brutto maiale schifoso, porchetta e pollo. Un pollo! Scappa il pollo, ha paura. Comunque, Minecraft è un gioco che si basa sullo scavare, sul piazzare cubetti, un po' come i giochi di noi quando eravamo piccolini, no? Qui abbiamo la zona barra biblioteca, barra finestrella con bonsai, vedete, ho fabbricato anche una sediolina carina. E di qua si può vedere la luna che sta per scendere. È un maiale lì che. Cioè, i maiali qua vengono spawnati ovunque. Sono ovunque questi cazzo di maiali. E notare che esistono anche delle rocce, delle pietre che emanano luce in Minecraft. Wow. Qua non so che cosa metterci. Prima o poi ci metterò qualcosa, credo. Poi. Qua ci sono le sediline, un tavolo, dei quadri un po' ovunque e questo è il caminetto. Hell yeah! Vedete qua c'è ancora un'altra finestra. Saliamo su, salendo su si può notare da qui l'entrata. L'entrata che ho, guardate che bell'alba! Stavo dicendo, qua c'è l'entrata con delle sedioline a sdraio. O almeno vorrebbero essere delle sedie a sdraio, perché io non ho idea di che cosa vorrebbero somigliare. Qua notate che ho fatto tutti gli stipiti, queste cose così. Mi piacevano un sacco, sinceramente, anche perché le ho studiate ultimamente, dato che faccio il geometra. E qua va niente, fa vedere un albero solitario che ostruisce una vista. E il caminetto. Quindi, siccome non ho voglia di usare le scale come una persona civile, mi butto. E qui vi è il nulla quasi. Ci sono delle scale. Fammi salire. Fammi salire, ti prego. Ti supplico. E dai. Oh, ce l'ho fatta. Delle scale, dicevo che portano all'inventario. Fa un po' di tutto. Lapislazzuli. Qua da mangiare. Qua. Rocce fuse ad oro, cose qua, l'oro, i diamanti e tutte le schifezze, oggetti di sopravvivenza, eccetera, eccetera. Chiudiamo la porta come dei bravi bimbi e pensiamo bene di andare dall'altra parte. Qua c'è un letto doppio matrimoniale, la visuale sempre di sti maiali che popolano la terra. Qua degli oggetti di sopravvivenza stile Bear Grylls. E buttiamoci di nuovo come degli stronzi giù, le pietre che fanno luce. Sì, ci sono delle cose che veramente non hanno nulla a che fare con la realtà in Minecraft, ma ad ogni modo. Qui vedete una piscina con ancora rocce e vetro giù, e il tutto dà sul retro della mia villetta. Qua potete notare delle piccole cascate, dei rivoli, ruscelli e degli iceberg. Perché si formano gli iceberg? Perché quando nevicano. Non nevica su tutta una zona, no, fa tipo a chiazze, quindi quando nevica sull'acqua in quella chiazza si forma il ghiaccio, se no piove solamente e quindi rimane l'acqua. Vabbè, misteri di Minecraft.
In caso poi volessimo uscire con una cosa d'emergenza, qui ho fatto in modo che il passaggio fosse bloccato all'esterno, ma all'interno, premendo questi due bottoni, c'è un'uscita e anche molto bella, direi. Oh sì, vedete? Ancora tu, maiale. Ecco, se non ci fosse l'albero solitario, lì la vista sarebbe migliore. Vedete, al di fuori non ci sono interruttori di niente, quindi non si può entrare, a meno che uno non immagina qui c'è qualcosa. Oh, Dunque, torniamo indietro. Chiudiamo la porta. Quindi cosa mi è rimasto da farvi vedere? Oh sì, di qua. Vedete qui, vicino a questa finestra che dà su un muro, c'è un buco. E aprendo questo buco c'è il nulla più totale. Oh, ci sono dei quadri, tanti tanti bei quadri. Dorian Gray, scherzo. Ci sono librerie. Premendo questo pulsante sembra che non si sia attivato niente. Ma in realtà basta andare qui di fronte all'angioletto col fuoco ed ecco qui, siamo dentro un passaggio. Per chiuderlo basta togliere questa striscia di roccia rossa. E qui avevo intenzione di fare un qualcosa, sinceramente, ma non so che cosa, quindi boh, non ne ho idea. E magari in futuro ci penserò. Per chiunque stia già pensando che vale fare una gameplay di Minecraft, direi proprio di no. Anche perché solo soletto mi darebbe piuttosto fastidio. E perché non ho il tempo di fare nemmeno le mie gameplay quasi. Quindi direi di sì, forse farò qualcosa ma a tempo perso. Quindi, che posso dire ragazzi? Noi ci vediamo per i prossimi video. Metterò qualcosa volendo. Potete anche consigliarmi magari che cosa mettere. Avete visto che cosa c'è? Quindi ci vediamo per la prossima gameplay, quindi un ciao dal vostro Vale93ba, ciao! Oh.